Come proteggersi dalle molestie sessuali? Sii professionale. Sii cordiale e rispettosa con i colleghi, ma non dare troppa confidenza, altrimenti potresti sembrare disposta ad accettare delle avance. Indossa abiti modesti. Gli abiti provocanti mandano il segnale sbagliato. La Bibbia invita a vestirsi con modestia e sanità di mente. Fai amicizia con le persone giuste. Se stai in compagnia di persone a cui piace flirtare e che tollerano o addirittura aggrediscono le avances sessuali, è più probabile che anche tu riceva lo stesso tipo di attenzioni. Rifiuta la volgarità. Se il tono della conversazione scade e si fa sciocco, volgare o equivoco, allontanati. Evita le situazioni a rischio. Ad esempio, fai attenzione se ti viene chiesto di rimanere in ufficio dopo l'orario di lavoro senza un valido motivo. Parla chiaro. Se sei vittima di molestie sessuali, di' molto chiaramente al molestatore che non gradisci le sue attenzioni. Per esempio, potresti dirgli: mi stai sempre appiccicato, mi sento molto a disagio, smettila. Potresti scrivergli una lettera in cui descrivi l'accaduto, quello che hai provato e cosa vuoi che succeda d'ora in poi. Fagli capire che il tuo rifiuto è frutto delle tue convinzioni morali e religiose. Fatti aiutare. Se le molestie continuano, apriti con una persona affidata, un parente, un collega o qualcuno esperto nell'assistere le vittime di molestie. Se vuoi saperne di più, in descrizione c'è un link più dettagliato sull'argomento.